Era il padre del torrone dei fratelli Nurzia, custode della ricetta originale, e ancora lo vedevi nel suo laboratorio con la moglie Giuliana e con i figli Chicco e Natalia, o fuori al suo storico bar che il terremoto forzatamente aveva spostato, ma solo di qualche metro, in attesa di tornare negli storici locali. Lo vedevi, sì, nel centro storico che non aveva mai abbandonato con la nipotina Maria. Con la morte di Ninetto Nurzia se ne va un altro pezzo della città, bello, autentico, di quell'Aquila che resiste, di quella che ha fatto la storia, la tradizione. Il suo volto sorridente per anni ha accolto aquilani e turisti nello storico bar di famiglia di Piazza Duomo, dove si fermava a salutare e a parlare con tutti, a raccontare del suo torrone, della storia della sua famiglia. La città lo saluta oggi con tantissime manifestazioni di affetto. L'ultimo abbraccio invece è il funerale, il 2 agosto alle 15:30 nella Basilica di Collemaggio.